Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Classica, ma non troppo. Le scorse settimane abbiamo visto l'importante figura di Luigi Boccherini come uno degli esponenti di dello stile galante, autore italiano, che ha influenzato molto i compositori d'oltralpe classici, fra i quali il Franz Joseph Haydn. Ed è proprio di questo importantissimo compositore, diciamo uno dei due massimi esponenti dello stile classico musicale, che oggi voglio incominciare a parlarvi. Allora, Franz Joseph Haydn è considerato il padre della musica strumentale, poiché la sua produzione musicale, sia cameristica che sinfonica, rappresentano appieno quegli ideali di perfezione, di compostezza, di linearità, che sono il pilastro del nuovo stile classico che nasce appunto intorno alla metà del 1700. Infatti, abbiamo già visto che, grazie anche all'importantissimo passaggio dello stile galante, vi è un'importantissima evoluzione culturale dal barocco al classicismo. Cosa avviene? Che sostanzialmente, dal punto di vista maggiormente, stilistico, vengono, soprattutto in musica, abbandonati tutti quei, tra virgolette, fronzoli, quegli, ornamenti anche portati, all'estremo che erano tipici del periodo barocco, a fronte appunto, come vi dicevo, di questo ritorno alla linearità, all'equilibrio diciamo, a cui si ispirano i classici proprio riferendosi a quella che era stata l'arte greco-romana. Questo attraverso la giusta miscela, diciamo, delle tre importanti componenti musicali che sono armonia, melodia e ritmo. Quindi all'interprete non è più chiesto di ornare con sue variazioni le composizioni, ma di attenersi scrupolosamente a quello che il compositore prevede. Franz Joseph Haydn nasce a Vienna nel 1732. È figlio di un artigiano e viene mandato a studiare presso la cattedrale di Santo Stefano. Inizia presto a lavorare come clavicembalista in alcune orchestrine girovaghe, ma il punto di svolta importantissimo nella sua carriera sarà nel 1761, quando viene assunto inizialmente come maestro di cappella presso l'importantissima corte dei principi Esterhazy, che sarà appunto un punto di svolta importante perché presso questa istituzione egli comporrà la maggior parte delle sue opere, delle sue composizioni. Sarà anche fondamentale il rapporto personale che Haydn avrà con il principe illuminato Nicola Esterhazy, che diciamo forte appunto di questa sua apertura mentale, comunque gli permetterà di comporre anche occasionalmente per altre diciamo, istituzioni, perché ovviamente Haydn era legato, diciamo, da quello che oggi chiameremmo un contratto di esclusiva, ma l'apertura mentale di Nicola Esterhazy gli permetterà poi di fa sì che egli possa comunque farsi conoscere in tutta Europa attraverso appunto queste deroghe che egli gli concederà e quindi di diventare poi anche un pilastro fondamentale della musica. Egli comporrà dal punto di vista sinfonico più di 100 sinfonie che sono molto molto importanti. Le prime ovviamente risentono ancora dello stile galante composto in giovane età, per poi invece maturare completamente il nuovo stile classico del quale parleremo. E appunto vi do appuntamento alla prossima settimana dove inizieremo a vedere una diciamo famosissima sinfonia di Haydn, la numero 45, detta anche Sinfonia degli Addii, e poi capirete perché. E di questa vi farò ascoltare alcuni passaggi e anche poi ve la farò alcuni movimenti, ve li farò anche sentire eseguiti proprio dal vivo, dall'orchestra Carlo Antonio Marino. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana per iniziare a vedere la Sinfonia degli Addii di Franz Joseph Haydn. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.